Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Amen. San Luigi Maria, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, io voglio fare una... Ho cambiato idea durante questo giorno, l'ultima. Allora, alcuni aspetti di quello che abbiamo detto. Il primo aspetto da sottolineare, come molti di voi mi avete fatto commenti, quindi evidentemente con ragione, la conoscenza, la stima e l'amore per la Madonna è un dono qualcosa che una persona gratuitamente, perché è buono, me lo dà. Però non dovete dimenticare che nel Vangelo, questa frase la ricordava bene San Filippo Neri, no? Nel Vangelo c'è quel famoso esempio che mette Gesù, no? Chi di voi se un figlio gli chiede un pane gli darà una pietra? O chi di voi, se un figlio gli chiede un uovo, gli darà un serpente, dice, e conclude, se voi che siete cattivi, no? Questo ce lo dovevo ricordare, noi siamo cattivi, dice Gesù, no? Non lo dico. Se voi che siete cattivi, chiudere le porte, se voi che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, conclude Gesù, quanto più il Padre Celeste darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. E San Filippo Neri c'è un aneddoto famoso che lui, con questa convinzione, chiedeva, lui voleva avere lo spirito che hanno avuto i martiri. Allora lui andava alle catacombe, era le catacombe di San Sebastiano a Roma, lui entrava e trascorreva notti in te, no? Lì c'è una cappella, se voi andate anche adesso, dove si è dato l'ingrandimento del cuore, no? Lui pregava per avere lo stesso spirito dei martiri, però fondato in questa frase del Vangelo, quindi sapeva che avrebbe ricevuto lo Spirito Santo in una maniera speciale. Non so se avete sentito l'ingrandimento del cuore, per cui si sono fratturate costole, i medici non capivano niente. Quando gli hanno chiesto che cosa è successo, lui, con il suo classico modo simpatico, adesso io ho chiesto al Signore un po' del suo spirito, ma lui me ne ha dato troppo. No? Infatti lui aveva il permesso del Papa, per esempio, di non indossare i paramenti durante le processioni, aveva caldo, continuamente caldo, calore, calore. D'inverno andava solo con la talare, così come me, tutti con tutti i paramenti obbligati, tranne il padre Filippo Neri che sudava continuamente. Quindi, anzitutto questo, basta chiederlo, cioè la stima che realmente dobbiamo avere per la Madonna, basta chiederlo. Perciò abbiamo lasciato lì le litanie allo Spirito Santo, questo segreto del Cardinale Mercier che troverete scritto, potete portare questi fogli che sono in chiesa, nella cappella, sapendo questo, sì? Prima cosa, fiducia, no? Bisogna pregare con fiducia la grazia del dono di entrare nel mistero di Maria. La seconda cosa che dovete avere presente è che quando noi iniziamo un mezzo di santificazione, non è così e basta. Quando noi iniziamo un mezzo per santificarci, Satana inizia un mezzo per evitare questo. E se non riesce a farci peccare mortalmente, si accontenta con distoglierci un po', dice Sant'Ignazio, sì? Come la freccia, no? Quando se io la freccia la devo mandare in una direzione, basta che un pochino la spingo e alla fine va. E quindi Satana, sapendo che uno inizia un cammino, per esempio prima di fare esercizi spirituali di Sant'Ignazio, succede questo. Poi, se uno inizia un cammino di santificazione come questo che stiamo facendo, anche lì, evidentemente, sì, Luigi, dire ai bambini, anche io, che vanno giù, che un religioso di
quando uno inizia per esempio questo cammino di santificazione, evidentemente che dobbiamo essere tentati, no? E qui vengono in nostro aiuto le regole di Sant'Ignazio. Perché lo dico? Perché bene, capiremo adesso, sì? Aspettiamo, dai. Ok. Sant'Ignazio dà queste regole che è buono che voi le sapete. Dovete saper discernere, perché probabilmente, non tutti, non so, non ho parlato con nessuno. Quando uno parla di questa consacrazione, se Satana non riesce a dirti no, non farla, almeno dirà falla ma non così, o stai attento a non farla in maniera molto decisa, molto determinata, guarda che è troppo complicato, anzi, e se Dio ti chiede cose troppo difficili, cioè però no, deve confondere. Allora, Sant'Ignazio da queste regole della seconda settimana, della prima, scusate, lui dice questo, è buono che le conosciate almeno, prenderemo un po' di tempo, però penso che vale la pena. Sono regole, poi ognuno deve applicarle nella propria vita, però è importante che voi imparate a discernere, perché quando vi verranno questi pensieri dovete cacciare via o dovete saper rispondere, sì? Possono venire in qualsiasi modo. Immaginate, prima di tutto, come parla Dio e come parla Satana, perché tutti e due ci parlano, a un'anima che è in peccato mortale, in peccato abitualmente mortale. Beh, non è il caso, penso, di nessuno di noi, anche se qualcuno di noi potrebbe avere delle cadute, per esempio, in peccati gravi, qua si sta riferendo a quelli che vogliono rimanere nel peccato mortale. Nel caso nostro, stiamo cercando di andare avanti nella vita spirituale, non solo di compiere i 10 comandamenti, ma un po' di più. Però bene, in coloro che passano da un peccato mortale all'altro, dice il demonio, comunemente solito proporre piaceri apparenti, facendo loro immaginare diretti e piaceri sensuali. Pensate a quelli che cadono nell'impurezza, una volta delusi da essere caduti, il diavolo ti presenta un albero. E se tu facessi quest'altro, e se facessi quell'altro, perciò si degenera nel peccato di solito. Non è che uno rimane in uno stato, no? Perché? Perché deve alimentare, sì? Come un fuoco devo mettere legno. Quindi il diavolo tratta bene queste anime, sì? Fa immaginare, proporre piaceri apparenti, sì? Per meglio mantenerli, farli, cioè, lanciare una catena al peccato. Bene. Con questi, lo spirito buono, lui parla spirito cattivo, spirito buono. Lo spirito buono, Dio, usa il metodo opposto, stimolando al rimorso la loro coscienza. E qui che crea le crisi. Lasciamo da parte questi casi. Noi ci troviamo in questa seconda. Noi siamo peccatori, siamo fragili, però ci impegniamo. E questo dice, non dice a quelli che sono santi, dice a quelli che... E in coloro che si impegnano, non è che sono così, si impegnano a purificarsi dai loro peccati e che procedono di bene in meglio, fanno piccoli progressi nel servizio di Dio nostro Signore, avviene il contrario. Satana trattava bene, Dio creava il rimorso di coscienza, qui avviene tutto il contrario. Voi no, ci vedremo solo questa seconda, però le regole sono gioiello, eh? E pensate come questo si dà in tante cose della vita, no? Però dice, in questo caso si dà in modo contrario, è proprio dello spirito cattivo. Voi pensate quando volete fare una buona opera, eh? O quando pensate a cose buone, la famiglia è una cosa buona, per esempio. Sì? Però è proprio dello spirito cattivo rimordere, rattristare, porre difficoltà e turbare. Santa Teresa dice quando l'anima è turbata è tentabile. Quindi la prima cosa che deve fare il diavolo è scoraggiare, propriamente. Qui non mette la parola scoraggiare, però è propriamente questo il concetto, scoraggiare. Si raduna tutto sotto il nome di tristezza, no? Turbare con false ragioni. Quante volte a noi vengono, padre, sono molto turbato, perché? Non so dirlo. Probabilmente non c'è niente, è una tentazione, no?
Voglio, che ne so, iniziamo ad andare a questo gruppo di preghiera. A me capita che ogni volta che organizzo un evento molto grande, mi capitava con i giornati di formazione, soprattutto un incontro di giovani che dà ancora, non lo seguo io, ma ancora tanti frutti, sempre prima di iniziarlo era un motivo di scoraggiamento totale. Per esempio, duravano una settimana, voi immaginate, io stavo presentando un giorno, no? Bene, iniziamo queste giornate e nel momento mi era venuta l'idea di dire va bene, no, una settimana no, facciamo 4 giorni. I ragazzi erano venuti da tutta Italia, da altre parti del mondo, avvisarli che volevo farlo invece di una settimana, facciamo 4 giorni. Perché? Perché sì, perché sennò, perché è troppo. Cioè, è ridicolo, no? Però bene, quando uno sta per produrre un frutto buono, non ti dice il diavolo non farlo, ti dice fallo meno. Pochino meno, sì? Perché? Di false ragioni, voi mi dite qual era la ragione che avevo lì? Nessuna, era solo che mi ero scoraggiato, no, non andrà bene. Perché non andrà bene? Non era iniziata ancora. Quindi lo stesso succedeva in una missione popolare, mi ricordo. In una missione popolare ci chiede un sacerdote di andare a fare una missione con seminaristi e suore. Questo è stato 12 anni fa forse. Siamo arrivati. Di notte, vedevo che il sacerdote nemmeno aveva avvisato nella sua parrocchia, siamo arrivati e non c'era nessuno, nemmeno sapevamo dove andare, era di notte, era andata via la luce, un vento, era freddo, era inverno. Arriviamo lì, e in un momento un uomo esce, un sacerdote, ah salve, sì, scusate, bene, ci ha messo a tutti, alle suore non mi ricordo dove erano andati, ma noi ci ha messo a tutti i 10 in una sola stanza, con un bagno, freddo, non funzionava il riscaldamento. Al giorno seguente la gente non sapeva, ci chiedevano se eravamo protestanti, perché solo i protestanti vanno alle case. Ma voi non vi ha spiegato il parroco che siamo venuti? Per... Il parroco giovane, non è che, era una... che non si era reso conto. Trascurato, tutto trascurato. E io, tutti i seminaristi, le suore, giovani, no? Tutti con voglia di fare cose, io mi trovo in quella situazione e ho detto no, dai, chiudiamo qua. No, va bene, resistiamo. Primo incontro viene una persona all'atto missione, una sola signora che non stava bene della testa fuori. E lì ho detto, ok, basta. È finita? Però mi ricordavo di questo. Mi ricordavo comunque di questo, devo essere coerente. Non lo sentivo, sinceramente non sentivo, perché dicevo, no, finita, io noi ce ne andiamo. Ce ne andiamo e diciamo che c'è stato un problema, ce ne andiamo. La gente non lo sapeva, però dicevo, chi è? In che parte? Guardate come continua qua, proprio dello spirito buono dare coraggio ed energie, consolazioni, lacrime, lacrime si riferisce al dono delle lacrime, no? Dei peccati, però sono quelle lacrime di fiducia, no? Di contemplando misericordia, no, non è lacrime di tristezza, Perciò ispirazioni, ispirando idee, progetti, serenità, diminuendo e rimuovendo ogni difficoltà, cioè le difficoltà alla fine non sono così, non è così difficile arrivare per andare avanti nella vita del mondo. Io dicevo, vabbè, in che parte Dio ispira scoraggiamento, in quale parte ispira lasciare quello che stai facendo, rattristarti, no, questo è lo spirito cattivo. Vi assicuro che adesso lo dico, ma nel momento non lo senti, e voi stessi quando avrete propositi di santità più grandi, non sentirete quando inizierete a dire no, troppo complicato, però in quale parte Dio ti complica la santità in questa regola? Sono due possibilità, o la prima o la seconda, noi ci troviamo nella seconda, in quale parte Dio ispira confusione? Questione è che Sant'Ignazio dirà un'altra regola, dice che si trova in questo stato di tribolazione, di tristezza, di scoraggiamento, deve agire contro, non devi fare, se tu dicevi voglio pregare un rosario, va bene, dico 3 misteri, ti viene quello, invece di dire così farai non 5 misteri, farai 6 misteri, reagire contro, sì? Mi ricordo che ho detto, ok, ho parlato di seminaristi e suore, questa missione ormai sarà la più bella di tutte, internamente stavo, dicevo, sarà la più bella di tutti, andiamo, scaviamo, abbiamo affittato, mi ricordo,
megafono, abbiamo messo una macchina che girava per tutto il paese invitando fuochi d'artificio, caramelle ai bambini, i seminaristi, hanno detto dobbiamo andare con... Sono andati tutti, i seminaristi già, almeno uno che era più timido, si è messo in tutti i bar del paese, buongiorno, ma così. Stiamo facendo la missione popolare, le suore scatenatissime, tutto così, una missione spettacolare, benissimo, bellissima, stata delle più belle che abbiamo fatto, 50 giovani avevamo, tutti i giovani che erano andati via dalla parrocchia, tipico caso che fanno la cresima, ma dopo spariscono, 50, di 17 anni, che da 5 anni non frequentavano, da 4-5 anni, tutti pieni nella chiesa, uno spettacolo, è stata bella. Siamo andati alle scuole, siamo andati a... Però quando va bene siamo contenti, però nel momento che devi determinarti, attenti, sì? False ragioni, false. Quando uno è scoraggiato, quando uno è triste, attenti, no? Uno deve andare avanti nella via del bene, se tu sai che una cosa è buona, avanti e non fare caso alle difficoltà. Esempio più recente, dovevamo firmare per la casa dei passionisti per la scuola. Un giorno prima, in realtà sono andato a firmare un giorno, non è la pena così, dicono no, ancora non possiamo firmare perché c'è la pena, va bene, quando lo facciamo fra una settimana. Sono arrivato la terza settimana, no, manca la planimetria, purtroppo manca. Benissimo, fra un mese, dico, fra un mese, ok. Passavano tutti i giorni, tutto perfetto, firmare. Il giorno prima mi chiama un'autorità ecclesiale per dirmi che non mi dava il permesso. Il giorno prima, le famiglie traslocate qua, per esempio. Io con tutte le famiglie traslocate qua. Disastro, disastro. Bene. La tentazione di dire questa scuola non si fa, non potete immaginare. Ok, non è di Dio questa scuola. Però in quale parte Dio ti scoraggia nel bene? Ditemi in quale parte ti scoraggia. E se tu sei scoraggiato, sai da chi viene? Da uno solo, dal demonio, Satana, Belzebul, Mefistofeles. Lui, Dio non scoraggia, Dio non rattrista. Nessuno può essere triste e dire che ha ragione. Nessuno. Questo è fondamentale. Motivi di sofferenza, sicuro. Difficoltà, pesantezza, sì, però Dio ispira questo. Serenità, fiducia, coraggio, sì? Questo è lo Spirito Santo. Questo dice Sant'Ignazio. Le regole voi, questo lo trovate su internet, no? Il libro degli esercizi, regole di discernimento degli spiriti, o se volete me lo chiedete, io ve lo mando. Però mi sembrava che poteva essere utile a tutti. Sì? Vabbè, abbiamo finito qua, questa parte. Terzo e ultimo aspetto. Questo era il vero tema che dovevo trattare, però uno dice, immaginate me, per esempio, no? Che io ho visto questa devozione, la vedo così chiara, so che questo è il mezzo di santificazione, però non sono santo, io almeno è così. E vi posso dire, tanti che hanno fatto la consacrazione ancora si vedono così indietro, no? E uno dice, perché? San Luigi Maria ha promesso la santità facile, raggiungibile, io ancora non riesco. No? È vero che per alcune cose sì, sicuramente sì, San Luigi Maria dice i progressi li farai senza renderti conto, io non mi rendo conto, ma uno spera di sì, però uno non vede questo, uno non vede che ci sia un miglioramento. Allora che succede? Perché certe virtù che devo acquistare ancora non le acquisto? Certi difetti che devo cambiare ancora non li cambio, io sono consacrato da 20 anni. San Luigi Maria dice questo, e questo lo dice per noi. Molti faranno questa consacrazione, molti la faranno, tantissimi. Pochi, però, capiranno, dice lui, l'interno di questa consacrazione. Capiranno che è una devozione interiore. Molti diranno, adesso che devo fare? Dicono, no? È una devozione interiore, tutto quello che parlavamo, unione con lo Spirito Santo, la stima per la Madonna. Pochi capiranno che è una devozione interiore.
e di questi pochi ancora meno saranno perseveranti. Questo lo dice San Luigi Maria, e dice che tra quelli che la capiranno, alcuni lo capiranno a un livello, altri a un livello più profondo, e pochi nel terzo livello, e ancora meno persevereranno. Quindi, che succede? Che manca aggiungere una cosa. Manca quello che sono le pratiche interiori. Voi vi ricordate quali sono le pratiche interiori? No. È normale. È difficile ricordare. Vi do una regola che vi può aiutare. Perché da lì la prende San Luigi Maria, evidentemente, no? Nella dossologia finale, nella messa, il sacerdote dice: per Cristo, con Cristo e Cristo. A te, Dio Padre. Bene. Questa stessa formula è quella che usa San Luigi Maria. Per Maria, con Maria, in Maria, e per, cioè, per mezzo di Maria, con Maria, in Maria e per Maria. No? Allora, le pratiche spirituali sono quattro. Essere fedeli a queste quattro pratiche è quello che si chiama marianizzare la propria vita. La propria vita diventa marianizzata. Anzitutto, per Maria, io non vi ho stampato questo perché è lo stesso testo che avrete lì nelle catechesi, no? Allora, per Maria è quello che, di cui parlerà in gran parte il padre Huppertz, no? È quella mediazione della Madonna in ogni cosa, sì? In gran parte consiste in questo. Questo primo volume che adesso vi offriamo è il modo dell'appartenenza totale, la dipendenza, dice lui, passiva, cioè rimanere dipendenti dalla Madonna. A livello attivo dobbiamo agire con queste quattro pratiche, che sono i quattro libri che seguono. Il volume secondo sarà per mezzo di Maria, il terzo con Maria. Io vi nomino tutte e quattro. Allora, per mezzo di Maria, la mediazione della Madonna in ogni cosa, sì? È un modo, noi dobbiamo essere obbedienti. L'obbedienza è qualcosa che Dio ha chiesto a Gesù Cristo, che Gesù Cristo ci dà l'esempio di un'obbedienza fino alla croce, sì? Se io chiedo a uno di voi: guarda, ti posso dire una cosa, te la dirò, e tu mi devi obbedire, sì, vai e fa. Fatti crocifiggere. Vabbè, dubitiamo un po', vero? Però questa è stata l'obbedienza di Cristo. Devi andare per essere crocifisso. Vai a che ti uccidano innocentemente. Io oggi mettevo esempi. Chi di noi vorrebbe essere calunniato? Gesù Cristo, il Padre, le ha comandato la calunnia, la ingiustizia, no? Il giudizio iniquo che l'hanno fatto, e lui va e si sottomette a tutte queste cose per obbedienza. Se Dio Figlio è stato così obbediente, la obbedienza a Dio per noi evidentemente è fondamentale. Bene. Quello che dice San Luigi Maria con per mezzo di Maria è l'aspetto mariano di questa obbedienza in noi. Dobbiamo obbedire alla volontà di Dio, dobbiamo amare la volontà di Dio. La volontà di Dio non solo è conveniente, ma è l'unica cosa buona. L'altra non è buona. Solo la volontà di Dio è qualcosa di buono. Se io questa volontà aderisco attraverso la volontà della Madonna, perché forse per me è più facile sapere che è la Madonna che mi chiede sacrifici, situazioni difficili, o che mi chiede impegni, per esempio, non so, un lavoro, un apostolato in parrocchia, dove sia, no? Bene, sapere che viene dalle sue mani, essere obbedienti a lei in questo, sì? E essere obbedienti a Dio, è l'aspetto mariano della nostra obbedienza a Dio. Perciò lo schiavo di Maria lo troverete qui. L'esame di coscienza è una genialità. Perché qui vedrete, per esempio,
Per esempio, questo esame di coscienza, scrive padre Cooper, è per vedere se stiamo vivendo questa mediazione della Madonna, questa obbedienza a Dio per mezzo della obbedienza a Maria. Sì? Obbedire a una persona buona è la cosa più bella del mondo, no? Per esempio, la Madonna mi fa queste domande, no? Pagina 21. Figlio, tu mi hai promesso di obbedirmi in tutte le cose. Noi abbiamo promesso questo. Ho direzionato io abitualmente la tua vita e i tuoi atti? Domanda. Ho direzionato io? Tu prima di scegliere una cosa da fare, hai pensato alla Madonna? Mi hai sottomesso le tue idee, i tuoi giudizi, le tue decisioni, le tue parole, le tue azioni? Io farò questo, ma che si faccia la opera che Maria vuole che si faccia. Non hai contrariato coscientemente quello che io ti mostravo, non hai attuato secondo il tuo proprio movimento, seguendo le impressioni della tua sensibilità, l'acutezza del tuo carattere, i capricci della tua volontà. Così la Madonna fa domande su questa mediazione sua. Ho rispettato la sua mediazione. Mi hai consultato nei dubbi. No, non ho un dubbio. Cosa vorrebbe da me la Madonna? Questa è la prima delle pratiche spirituali. Questo è più difficile perché se io ti dico d'ora in poi tu ogni giorno devi fare queste preghiere, va bene, ho capito. Siccome è una devozione interiore e solo quelli che entrano nell'interiore la capiscono, queste pratiche possono essere più difficili. No? L'aiuto, un aiuto unico è questo esame di coscienza. No? Anche se non dovete esaminare la coscienza, almeno vi sarà utile per capire nella pratica come comportarlo. Bene, allora ricordate, per mezzo di Cristo, per mezzo di Maria, agire tutto per mezzo di Maria. Prima pratica spirituale, l'obbedienza, la sottomissione a lei. Sì? Nella catechesi su YouTube abbiamo messo queste pratiche, questo testo di padre Cooper dove lui lo spiega. Poi, seconda pratica interiore, con Maria. A me sembra che la parola non sempre aiuta a ricordare in che consiste la pratica. Forse con Maria sarebbe con Maria come modello, come se fosse che io sto facendo una cosa vedendo lei, come mentre come che lei la fa con me, e quindi guardando lei, imitando lei, considerarla come il mio esempio. Sì? Quindi con Maria come modello. Vediamo che esempi mette il padre Cooper. Sono stata dopo Gesù il modello di perfezione che abitualmente poni davanti ai tuoi occhi. Continuiamo a ammirare i famosi o ammiriamo la umile Vergine di Nazareth, perché per la sua umiltà è stata esaltata dagli angeli, no? Cioè, è lei il nostro modello o sono gli altri i nostri modelli? O siamo noi stessi il nostro modello? Vogliamo far vedere noi stessi? Sei stato fedele domandandoti frequentemente questo: come farebbe questo la mia buona madre se si trovasse al mio posto? Una persona ti fa un'ingiuria, si comporta male nei tuoi confronti. Che farebbe la Madonna? La prima domanda che mi fa: che farebbe la Madonna al posto mio? Ecco, e la prendo come modello. Sì? Anche se parlare delle virtù della Madonna è poca cosa, basterebbe dire che è Immacolata Concezione, già questo è. Però è buono, per esempio ci sono le glorie di Maria, un libro di Sant'Alfonso che può essere utile, no? Però pensare spesso alle virtù, no? alla purezza sua, cercare di imitare la sua purezza, la fede sua, pensate alla sua fede. Bene, quella fede devo imitare, una fede incrollabile. Per esempio, dice la Madonna stessa domanda: hai cercato di imitare riguardo Dio la mia assoluta docilità di schiava del Signore? Lei dice di essere la schiava del Signore, si compie in me la tua volontà. Tu dici questo a Dio? Tu hai quella disponibilità? La Madonna che ci domanda. Bene, la mediazione, la imitazione sarebbe questo secondo, sì? Con Maria come modello, imitarla.
La terza è la più difficile. Se questo sembrava difficile, la terza è la più difficile di tutte. In Maria. È difficile perché l'espressione che usa San Luigi Maria è: bisogna entrare in Maria. Uno dice: come entrare in Maria? È difficile immaginare. Per esempio dice: immaginare Gesù che diventa uomo nel suo seno e essere noi nel seno di Maria. Sembra una cosa troppo poetica, che sta dicendo? No, sta parlando di un tratto interiore. Allora io vi metto alcuni esempi che non so se sono esattamente quelli che direbbe, alcuni sì, alcuni no, però per esempio, pensate che noi stiamo, questa devozione imita il tratto che Gesù aveva con la Madonna, no? E Gesù, noi vediamo come dalla croce li affida a noi, come ha questa considerazione verso la sua madre, e come Gesù obbedisce alla madre, no? Alle nozze di Cana. Però pensate che ci sono 30 anni di vita nascosta, che noi non sappiamo niente, no? Quindi c'era un tratto soprattutto intimo, personale, uno a uno, no? La maggior parte delle cose, cioè il 95% del rapporto di Gesù e Maria non ci si racconta nel Vangelo. Quindi è un rapporto unico, personale, uno a uno, intimo. Noi preghiamo Ave Maria, però tu hai un dialogo come avrebbe Gesù se fosse da solo, senza neanche San Giuseppe. No, San Giuseppe sicuramente non ostacolava questo dialogo, al contrario, lo custodiva. Però tu hai un rapporto così unico come aveva Gesù nella vita nascosta. Non è che oggi ho pregato 10 Ave Maria, eccetera, eccetera. Però tu vai a chiedere alle nostre suore di clausura toscana, no? Raccontami che hai fatto. E loro hanno avuto una preghiera più semplice, cioè di presenza, solo di considerare la presenza di Maria. Essere nella sua presenza è un modo di vivere questa terza, no? In Maria. Vi do un altro esempio che forse può essere utile. Lo scopo è cercare la Madonna in noi, cioè non in noi, scusate, è cercare di avere un rapporto nell'interno nostro, non nell'esterno, nell'interno. Allora immaginate che noi andiamo a queste, per esempio andiamo alla Santa Casa di Loreto o andiamo a Lourdes o a Fatima, uno trova questa statua della Madonna, no? E uno finalmente arriva, questo è bellissimo, si deve fare, no? Bene, San Luigi Maria usa un'espressione analoga, però voi dovete provare a fare questo. Andate un giorno in chiesa, 3 minuti lo potete fare, no? State lì prima della messa, mancano 5 minuti per iniziare. Non dovete andare a trovare una statua della Madonna, ma immaginate la Madonna, la immagine della Madonna dentro vostra. Sì? Pensatela, se la pensate ce l'avete con voi. Sì? Una immagine, non la statua esterna, ma una immagine interna, sì? Pensate alla Madonna solo. A quella Madonna che state pensando, pregatele. Si capisce? Sono idee che possono aiutare, però è la più misteriosa, se si vuole. Cioè, non è la più misteriosa, però è la più interiore delle pratiche interiori. Sì? Padre Cooper mette un esempio spettacolare. Secondo me è molto, molto utile. Che tipo di presenza? La Madonna è presente in me? Bene, non è presente come Dio per l'inabitazione trinitaria, no? Non è così presente. Però per esempio, io posso stare qua con voi, o voi potete stare con me, e uno potrebbe non neanche completamente essere distratto, e io sto parlando fisicamente, ci sentiamo, però non c'è contatto, no? Quindi quando uno è distratto, anche se... Quindi la presenza fisica non dice necessariamente presenza reale, no? Non dice nessuna relazione. Però se io sto qui e so che qua c'è un'altra persona, non so, c'è mia mamma, per esempio, qua dietro, che è venuta a farmi una sorpresa, e mi dicono che sta qua, e lei grida, io riconosco che la sua voce, come stai? Io non la vedo, però sono in una relazione diretta, no? Sì? Beh, in questo senso, anche se non c'è una presenza fisica della Madonna,
C'è una presenza realissima che fisica, nel senso che non la percepisco con i sensi, non la vedo, non la... però c'è. E siamo in contatto totale, sì? Anche se non la vedo, non la tocco, sì? Non la odoro, no? Però mi capite? Allora, questo tipo di contatto è interiore, non è esteriore. Nell'esteriore non lo sappiamo. Nell'interno, la Madonna so che mi guarda, perché questo Dio glielo deve concedere, so che mi conosce, questo è così. So che in questo stesso momento lei mi guarda, manca che io corrisponda, manca che io sia attento. Sì? Essere attento allo sguardo di Maria su di me è questa, sempre questa pratica di essere in Maria. Quindi la prima cosa che domanda la Madonna in questo libretto è: ti sei lasciato trascinare da una vita dissipata, frivola? Se tu ti dedichi all'esteriore, no? È molto difficile per te raccoglierti interiormente. Hai cercato di entrare dentro di te frequentemente in modo di trovarmi nel fondo della tua anima? Hai provato a vivere sotto il mio sguardo? Tutte le tue ore di preghiere, di lavoro? Hai provato a ritirarti nel fondo del santuario della tua anima, dove mi avresti trovato insieme a Gesù? È vero che la presenza della Madonna in noi si dà in questo senso. Quando noi riceviamo Dio, noi riceviamo Gesù Cristo nell'interiore, sempre lo riceviamo per intermedio di Maria. Quindi, in questo modo, si può dire che c'è in noi. In quanto che se il Figlio è generato anche in noi, è presente in noi, c'è anche lei per generarlo in noi. Benissimo. Bene, questa è la preghiera, la pratica interiore in Maria. La pratica, l'ultima delle pratiche, questa forse è la più facile, è il fatto di... Allora, io vi dico in che consiste, poi vi devo spiegare come si vive questo, però... Voi sapete che con la consacrazione noi consegniamo i nostri meriti, tutti in questa parte, questo aspetto lo avete capito più o meno. Tutti i vostri sacrifici, no? Tutti i nostri, le nostre preghiere, hanno preso Dio un merito. Vi do un esempio: voi siete venuti qua potendo stare a casa facendo niente, diciamo. Sant'Ignazio di Loyola dice: solo il fatto di dedicare tempo al Signore è una delle fonti più grandi di merito che ci sia. Voi sapete che oggi state facendo un grande merito, però dovete sapere che non è vostro questo merito, lo avete perso. Mi dispiace, ma non è vostro. Il vostro merito voi lo avete consegnato nelle mani di Maria. Che significa questo? Che lei lo userà a proprio piacimento, secondo lei vuole regnare, sì? Sulla terra. È la donazione totale, la donazione dei nostri meriti, sì? Questo sì, questa è l'ultima, no? Per Maria. Perciò quando noi facciamo l'offerta della messa per Cristo, questa è la... non sarebbe per mezzo di Cristo, no? Per obbedienza di Cristo, per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, bene, a te Madonna, diciamo, no? Sì? Quindi questa è la quarta, per Maria, cioè per lei, non per me, ma per lei. Bene, consegniamo tutti i nostri meriti, e non solo questo, non si vive solo in questa maniera, si vive nel senso che allora io voglio avere più meriti. Io mai mi ero concentrato per esempio tanto sulle indulgenze, ma dal momento che ho saputo che si può guadagnare una indulgenza al giorno, e sapendo che quello potevo offrirlo alla Madonna perché lei estenta il suo regno, io cerco di guadagnare più indulgenze da quel momento in poi. È così, cioè cerco di lavorare di più per la Madonna, di fare più opere per lei perché lei possa regnare, no? E questo è ciò che produce il fatto di offrirgli le nostre buone opere, che vogliamo lavorare per il regno di Maria, no? Per esempio, tutti questi libri che noi sappiamo estenderanno il suo regno, noi siamo felici solo di farli. Perché? Perché è quello che è naturale. Noi dobbiamo, abbiamo questo dovere di aumentare i meriti perché lei possa fare più meraviglie di conversione, più meraviglie di grazia, e perché altre anime la conoscano, no? Tutti questi libri sono per questo. E approfitto a raccontarvi, stiamo parlando qua con Claudia,
Però di tutte queste catechesi che sono su YouTube con tutti questi testi, lei insieme a un altro consacrato stanno facendo un'applicazione, no? Un'applicazione che renderà più facile l'accesso a tutto questo, quindi sarà molto utile a tante altre persone. Bene, quello che fa lei, mi permetto di dirlo a nome suo, è lavorare per me non lo fai, vero? Per me. Lo fa perché è una consacrata alla Madonna e vuole offrire alla Madonna, evidentemente, il suo lavoro, lavoriamo per lei. Questo è un modo di vivere la quarta, sì? Condizione, la quarta pratica interiore, sì? Questo sì, si è capito più o meno, sì? È la più facile delle quattro. Benissimo, era solo questo, perché erano questi tre aspetti. Allora, anzitutto fiducia, sì? Secondo, attenzione, il demonio cercherà di confondervi dicendo che o che è complicata o che non si può o che si può, però più o meno niente, in nessuna parte, nessun autore che sappia discernere dice che Dio confonda, che Dio rattristi, che Dio scoraggia, mai. Dice che il diavolo, sì, per non andare avanti nel mondo. Bene, terzo e ultimo, se uno vuole perseverare e veramente ricavare dalla consacrazione tutti i frutti che deve ricavare di santità, dovrà impegnarsi nelle quattro pratiche interiori che io vi consiglio. Piano piano li vedremo, l'anno prossimo vedremo la prima e ogni anno cercheremo di approfondire, no? Però intanto già qui troverete l'aspetto pratico, sì? Molto bene, allora noi semplicemente ci dobbiamo tenere in contatto, soprattutto quando verrà fuori questa applicazione, perché voi dovete diffondere, una delle cose che voi già dovete fare è diffondere la consacrazione, alcuni già lo fanno, lo so. Molti di voi avete conosciuto perché un altro le ha incoraggiato a farlo. E poi un'altra cosa, già che siamo qui, io voglio che sappiate che noi abbiamo diverse attività, no? Alcuni non sono molto simili a questo, però una che è simile, non è necessariamente mariana, evidentemente è lo stesso atteggiamento, sono gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, sì? Io di questi esercizi ci ho pensato oggi, manderò la locandina sul gruppo, no, di WhatsApp che abbiamo della preparazione. Sappiate però anche, magari per chi serve, che noi nell'estate facciamo campeggio ai bambini, facciamo vacanze in famiglia, li faremo dal 9 al 21 agosto proprio qui in questa casa, si viene qua. Magari io non so spiegarla bene in che consiste. Molti mi chiedono in che consiste, io non so spiegare in che consiste. Tu non sei mai stata a te? No. L'anno scorso c'è stato un piccolo problema, però niente, se lo spiego dicendo che vengono qua, andiamo alla messa, vengono tante famiglie, no? Con bambini, e si fa la messa, colazione, e poi ognuno fa quello che vuole, è molto semplice, vero o no? Non lo so spiegare. Poi abbiamo, perché è un ambiente molto bello, anzi, tra i più belli che ci siano, però bene, non è che si fa tanto, no? Riusciamo a dargli da mangiare a tutti, non so come, però bene. Il problema è che non voglio fare più pubblicità, perché non entriamo. Adesso abbiamo detto con due o tre famiglie il primo anno eravamo 150 alla fine, prima volta senza. L'anno scorso che con le pareti che le tenevamo così perché crollavano dalla casa, eravamo iscritti, erano iscritti 340. Si sono ammalati di Covid alcuni. Perché non entravano veramente, però eravamo 240, non eravamo 340, eravamo 240. Io quest'anno già mi hanno subito scritto tante famiglie che ho detto non farò pubblicità, però lo avviserò agli amici, quindi sì. E a tutti quelli che chiedono di venire le diremo di sì, non è che dobbiamo impedire, solo che non voglio esagerare, no? Poi bene, dei campeggi, di queste cose, sì, c'è una locandina che forse la mangiamo. Però niente, sappiate adesso che ci siamo conosciuti, che abbiamo diverse attività in questa congregazione, abbiamo seminaristi, suore, bravi, lavorano. E ci siamo. Domande, proposte, molti mi avete detto che dobbiamo continuare. Bene, come? Come si continua? Io ascolto.
Già so che sì. Prego, dice. Gli esercizi di Sant'Ignazio online. Gli esercizi di Sant'Ignazio sono già pronti. Okay. Quando uno vuole, entra sul servizio di Roma e c'è la, no? Penso che lì si spiega. Io... Lezio divina. Fare lezio divina. E questo lo potremmo chiedere ai nostri monaci. No? Teoricamente loro farebbero questo tipo di apostolato, no? O le suore, le contemplative perfettamente potrebbero fare lezione di vita. Già la fanno come la preparano scritta? Però la fanno loro però per editarle a online. Online, le suore contemplative le fanno più spesso di me sicuramente. No? Meditazione, queste cose. Sì. Però tu dicevi una cosa. Meditazione, come uno si può approcciare che non conosce. Mm-hmm. Sì. Voi forse vi siete resi conto che tutto il percorso di consacrazione era anche una specie di corso di catechesi basico. Questo era lo scopo. Esagerato? Esagerato era? Io ho esagerato. No, anzi, a me serve. Sì. No, sai che molti mi hanno chiesto di continuare in qualche maniera, no? È vero che qua mi sopportano più spesso. Neanche tanto spesso sono un po' sparito, adesso sono fermo. Però sì, no, veramente qualsiasi idea vi venga in mente, io sono a disposizione. Io sono fiducioso che questa applicazione, li manderemo invece del gruppo di WhatsApp, ci saranno questo sul cellulare stesso, possiamo lì dare iniziative di altro tipo, no? Di altre cose che si possono fare. Perché è vero che io sono riuscito a fare questi 33, così. Perciò dopo non sono riuscito a fare altri. Ogni tanto mando qualche audio, ma poco, sì, capisco che poco. Però bene. Qualche altra idea? Meno male che abbiamo una tecnica, perché io ho imparato a fare questo. Prima stampavo solo A4, adesso so che si possono fare libretti. No? Hai visto? Poi ti spiego. Perché la stampante è femmina. Ah sì? Barretta sulle maschi. Veramente? Così si dice? Meno male, perché per internet è barretta a te, io non capisco niente. No, con questa applicazione meno male che c'è Claudia, c'è Massimo, un altro che si è consacrato. Loro mi fanno domande tecniche, no? Word, email, va. Bene amici, grazie a tutti, noi abbiamo un tempo un pochino più, no, non è tanto libero, però bene, alle 5:30 abbiamo la Santa Messa e dobbiamo, stampiamo la formula, rinnoviamo tutti la consacrazione tutti insieme. La consacrazione si può rinnovare ogni giorno, non c'è bisogno che sia passato un anno. Alcuni la faranno per prima volta, chi erano? Ecco, brava, ok. Perfetto. Ok, rendiamo grazie al Signore. Ci rendiamo grazie, Signore, per i benefici ricevuti dalle tue mani generose e provvidenti. Per Cristo nostro Signore. Amen.